dell'opera di Armando Montefusco, voglio ringraziare i lettori e coloro che stanno seguendo questa presentazione, perché senza i lettori non esiste neanche un libro. E quindi, passando all'opera, quella che ha realizzato Armando Montefusco, Contributi per la storia dell'Irpinia, è un lavoro di ricerca di gran pregio. È un'opera che è più che apprezzabile, direi addirittura necessaria. Lui è uno degli studiosi più accreditati della nostra provincia in fatto di storia locale. La lettura di questi volumi, che sono anche corposi, già dall'aspetto si capisce quante sono le informazioni contenute, e a cui seguiranno altre uscite prossimamente, non è solo interessante, ma addirittura coinvolgente. Mi spiego. Nonostante si tratti di veri e propri libri di storia, quando si legge Contributi per la storia dell'Irpinia, come anche le altre pregevoli pubblicazioni di Armando Montefusco, si ha l'idea di ascoltarlo parlare. Viene trasmessa la sua passione, il suo fuoco per la storia, e questa passione e questo fuoco ci interessano non poco, perché lui non nasce storico, faceva tutt'altro lavoro, laureato in materie scientifiche, quindi ha applicato e utilizzato sicuramente il metodo scientifico, il rigore scientifico allo studio e alla ricerca della storia. Non sappiamo come è nata questa passione, certo è che noi oggi ne usufruiamo con grande piacere, non solo come lettori, ma come studiosi. E così ogni paragrafo, ogni notizia, ogni scoperta che ci propone Armando, che conosco da tantissimi anni e stimo da tanto, viene riportato con un rimando a un documento, non in calce, perché questo è l'aspetto della scrittura del libro, perché magari disturberebbe la lettura, ma in una corposa appendice con i riferimenti appunto agli argomenti trattati. E in queste appendici sono riportate non solo le note bibliografiche, ma anche i documenti, tante volte in stesura originale e con traduzione, quindi, e anche con la spiegazione dell'autore. Quindi Armando ha pensato a tutto. Anche le teorie avanzate per interpretare lo svolgersi di alcuni fatti storici sono argomentate senza presunzione dall'autore e rendono la consultazione e la lettura più interessanti. Personalmente mi sono soffermata su un argomento particolare. Perché? Monteforte Irpino. Perché? Perché non solo è il mio paese di residenza, ma anche perché me ne occupo per la stesura dei miei romanzi che trattano della storia del castello di Monteforte, appunto. E così voglio fare un esempio pratico. Nel primo volume di questi primi tre già usciti, a un certo punto si tratta della storia del paese Irpino, che l'autore definisce porta occidentale dell'Irpinia, perché si trova al valico, è l'ingresso all'Irpinia. La storia viene affrontata a partire dalla comparsa dei Normanni proprio a Monteforte, e inquadrando la situazione geopolitica dell'Italia meridionale dell'XI secolo, procede con la dinastia di Ravone il Normanno, e quindi approfondisce con documenti le azioni dei rappresentanti di questa dinastia, e quindi, come dicevo, sia in traduzione che in originale. E poi si continua così per diversi paragrafi a leggere di questa storia, nei particolari, delle scoperte, delle curiosità, fino addirittura l'autore tratta addirittura della fuga rocambolesca di Manfredi e propone una sua ipotesi, poi le ipotesi degli studiosi, e poi fa parlare anche la letteratura romanzesca al riguardo.
Ma l'autore torna a parlare di Monteforte anche nel secondo volume, però a proposito della rivoluzione partenopea del 1799, che ovviamente coinvolse anche questo paese irpino, e i moti risorgimentali del 1820-21 in cui Monteforte ebbe un ruolo chiave, e poi del brigantaggio postunitario. E poi parla ancora di Monteforte Irpino nel terzo volume, quando tratta delle carceri, del sistema carcerario, quindi parla del carcere esistente sul posto. Io sinceramente considero quest'opera una sorta di Bibbia laica della nostra storia, e perché raccogliendo una vasta bibliografia, documenti, citazioni, confronto tra le ipotesi, assume un valore documentale direi irrinunciabile per ogni biblioteca, istituto di formazione irpino, ad uso e consumo anche degli studiosi. Questi sono frammenti di storia locale che danno forma alla storia degli uomini, perché la storia locale non è una storia minore, è la storia del dettaglio, del luogo, dei personaggi meno conosciuti, ma è l'insieme delle storie locali che poi costruisce la storia completa, quindi non va assolutamente ridimensionata nel suo valore. È quello che fa Armando, è importante. È chiaro che ci sono degli aspetti che ancora vanno analizzati. Per esempio, Armando ha utilizzato nel tempo, per raccontare le sue storie, anche un altro sistema, quello del documentario, quindi con la collaborazione del professore Geppino del Sorbo e la giornalista che dà voce, la narratrice Roberta Giordano, ha costruito dei documentari molto interessanti che avvicinano, perché l'immagine, il racconto, avvicina molto il lettore. Quindi lui ha intenzione di divulgare, far conoscere, e lavora continuamente, quindi sicuramente verrà coadiuvato nel suo lavoro da correttori di bozze, persone che lo aiutano a trascrivere, diciamo dai documenti, io immagino di sì, perché un lavoro è una mole eccezionale che con tutta la sua dedizione, vabbè, sarebbe impossibile fare senza un minimo di aiuto. Anche il Corriere, la biblioteca del Corriere lo ha supportato per la pubblicazione di questi testi, che poi sono venduti a prezzi bassissimi, cioè la volontà di divulgazione di questo lavoro è importante. Buona lettura.